Tunisiani, questo è Minecraft super semplice. Io sono già riuscito a prendere un po' di alberi, perché ovviamente non è che ve lo faccio vedere mentre prendo gli alberi, li ho presi off camera. Voi sapete cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente li ho presi mentre non stavo registrando. Però ora dobbiamo craftare un piccone in legno, perché ovviamente la prima cosa che si deve fare su Minecraft è questa. Però adesso vi spiego in cosa consiste questa sfida. Praticamente è molto semplice. Quello che dobbiamo fare è praticamente sopravvivere nel mondo di Minecraft, però super semplice. Non avete capito? Come non avete capito? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, poi è caduta una cosa giù, fate finta di niente. Allora, voi normalmente, giustamente, dite. Allora, voi normalmente dite, adesso Dunis, cosa stai facendo? Sei sott'acqua, stai per affogare, no? Io direi ad una persona, se la vedessi su Minecraft che gioca in questo modo, io direi, sei cretino, smettila di morire. E adesso però vedete, guardate. Non prendiamo danno. E voi direte, ma scusa, ma Dunis, questa cosa non è possibile. Cioè, è una stregoneria. È obiettivamente una stregoneria, Dunisiani, no? Porca miseria, cioè, chi è che non vorrebbe non prendere danno su Minecraft? Tipo, però adesso vi faccio vedere un'altra cosa appena ho finito di prendere questa pietra, perché ovviamente io sono un bravo youtuber che intrattiene molto. No, dai, intrattengo abbastanza bene, secondo me. Allora, togliti subito immediatamente questo albero schifoso. Molto bene. Allora, adesso voi direte, ma adesso Dunis, cosa vorresti fare? Io voglio cadere. Sembro pazzo, vero? Voglio cadere esattamente da questo posto, però prima magari vado un pochino più in alto. Adesso da questa altezza dovrei fare danno, giusto? Perché quando io cado devo fare danno, giusto? Giusto? Sì, giusto. Quando cado faccio danno, cioè prendo danno. Adesso guardate. Ha fatto pure il rumorino. Questa cosa diventerà un meme italiano, vi immaginate? Tipo, tipo su YouTube. Ha fatto pure il rumorino. Mamma mia, il rumorino. Lupo, come ti permetti? Hai appena ucciso una sheep, una pecora. No, non guardarmi così, ormai la carne è mia. Voi non rubate la carne al lupo, mi raccomando, nella vita reale, perché potrebbe uccidervi. ovviamente, perché, cioè, nel senso, il cane, no? Il lupo cerca di difendere il suo cibo, non il cane normale, il lupo. Invece, se voi andate via a prenderglielo, giustamente vi morsica. Cioè, giustamente un paio di ciuffoli, perché... Però, insomma... Guardate, là ci sono altre pecore, andiamo a prendere le altre pecore. Però, se non ci credete alla storia, adesso ve lo faccio vedere di nuovo. Olle! Non ho preso danno. Non ho preso assolutamente danno. Poi non mi ricordo nemmeno perché... per cos'altro non prendo danno. Insomma, questo è Minecraft super semplice. Secondo me adesso, se arriva uno zombie, adesso proveremo la notte perché non mi ricordo minimamente, ma se arriva uno zombie potrei e mi colpisce, forse se mi ricordo bene non prendo danno. Voi direte, ma Dunis, questa cosa è l'apoteosi dell'impossibilitudine. Cosa ho detto? Non lo so nemmeno io. Però, allora, pecora, spostati immediatamente, perché sennò sei antipatica. Prima di tutto, io non voglio... No, poverina, basta, mi sento in colpa. Adesso vado a piangere sotto le coperte. Perché sto facendo così tanti stick? Forse perché sono Dennis. Cioè Dunis. Vabbè, avete capito, no? Qua io sto facendo una serie di robe. Perché io mi chiamo anche Dennis. Non so se lo sapevate. Per chi non lo sapeva, adesso lo sa. Allora, adesso io uccido questa pecora. Ok, funziona. Perché magari ho pensato, magari funzionerà così anche per le pecore. Chi lo sa? Invece no. Però mi serve una lana. Un'altra lana. Allora, mi serve una... Datemi immediatamente una lana, per favore. Perché io non sono qua a perdere tempo con voi e con le vostre stupidaggini. Non dico con voi Dunisiani, dico con le pecore che non vogliono dare la loro lana. Allora, forza, non siete taccagne. Che schifo che faccio. Ok, perfetto, ho tre pezzi di lana. E io direi che possiamo farci il letto e prepararci per la notte, ma non dormiremo. Perché dici, Dunis, che non dormiremo? E perché? Perché secondo voi adesso noi andiamo a dormire? Ovviamente non andiamo a dormire. Perché prima dobbiamo testare la cosa dello zombie. E qua ho trovato pure un villaggio. Un villaggio bello bello. Ma parlare con questa voce, vi immaginate tutto il video? Basta, adesso parlerò così tutto il video. Allora, praticamente qua c'è un villager. Un villager molto brutto, con il naso lungo che fa pure tutto così, molto brutto. Questo è un altro villager che fa basta, perché mi sto già stufando. Oh mamma mia, datemi tempo di respirare, perché
Porca miseria, questa voce mi ha tolto. La smetti. Ma per. Adesso picchio. Picchio il villager. Picchio. Non è possibile, tunisiani. Come si fa ad avere la pazienza? Però scusate, che figata. Qua c'è il pane infinito che ruberò immediatamente ai villager perché non se lo meritano. Perché non se lo meritano? Perché loro, cos'è che fanno durante la notte? Vanno ad uccidere il grano. Sì, perché il grano può morire, quindi giustamente questa è una giustifica sul fatto che io possa prendere il grano oppure no. E guardate cosa posso fare anche. Lo trasformo tutto quanto in panini. Tutto, proprio tutto, porca miseria. Tutto quanto, tutto qua. Non ne rimane manco tre ne rimangono. Tutto. E adesso mangio, perché posso. Oh, che bello. Vedete, adesso tunisiani siamo a posto per la vita col cibo. Ve l'ho detto io, è Minecraft super semplice questo, non c'è bisogno di altro, non c'è bisogno di altro. Sarebbe il culmine se adesso succedesse qualcosa di pericoloso che mi ucciderebbe. Spero proprio che non succeda. E spero, secondo me verso la fine dell'episodio potrebbe succedere qualcosa, perché conoscendo la mia fortuna anche da TikTok, no? Voi sapete benissimo da TikTok quante volte sono morto. Conoscendomi, non è che posso restare vivo per così tanto tempo su un gioco, no? Direi che è un po' impossibile questa cosa. Cosa stavate facendo voi due? Io vi ho visto, a voi due. Avete le vostre cose intime da fare. Vabbè, io giustamente vi lascio stare perché se avete le vostre cose intime. No, allora, non si deve vergognare. Ah, perché io ho tolto il coso, ma pensa tu, porca miseria. Questa cosa non la sapevo. Perché togliendogli il coso praticamente diventa. Scusate, però io che cazzo. Cioè, cosa sto facendo fondamentalmente? Sto per dire una brutta parola, mai dire le brutte parole, mi raccomando. Ah, signore, lei ha un bel cappello in testa. Che bel cappello, mi vende le carote, no? Cos'è che mi vende? Mi vende gli smeraldi per 22 carote. Lei è un intenditore di carote, A lei piacciono tanto le carote. Soprattutto quelle là, le più grandi, quelle che crescono più in profondità, no? Voi tunisiani sapete che ai villager piacciono tanto le carote. Allora, beh, brutto zozzorellone, però giustamente è corretta questa cosa. Ma scusate, è un po' difficile, cioè, nel senso. Perché ci sono così tante persone qua? Allora, siete antipatici, non vi voglio vedere. Allora, per la carne marcia, quindi tu vuoi la carne marcia? Beh, chissà cosa ci fai con la carne marcia. Non voglio saperlo e non lo voglio proprio scoprire. Allora, però adesso direi di skippare alla notte mannara. Tunisiani, manco a dirlo, ho la night vision, ok? La luce, quella la luce bella. Però adesso direi che è giunta la notte perché se vedete là dietro c'è la luna. E voi direte, beh Dunis, però non ci sono ancora mostri, stai calmo. Ho capito, ma dobbiamo prepararci! Dobbiamo prepararci per affrontare la battaglia più epica di questo... ma guardate là. No. Allora, però io direi adesso di... Ho fatto un piccolo ruttino, probabilmente non avrete sentito. Se avete sentito, scusate, magari avrò scordato di bippare questa cosa. Comunque, c'è gente, comunque. No, direi che si prende danno. E come se si prende... Come sì, si prende tanto danno e non voglio mai più prendere danno. Perché è una cosa brutta prendere danno su Minecraft. No. Allora, non va bene. Se muoio per colpa di sti schifi... Non lo so, io... Cancello questo mondo. Che minaccia. Mamma mia. Proprio. Che minaccia. Guardate che lo cancello. Se muoio pure in questa modalità di Minecraft, come se non fosse abbastanza, no, quanto io muoia. Veramente faccio. Guardate qua, c'è il mio amico Spappo. Ma bravo, Spappo. Vieni qua che ti do un abbraccione. Come ti permetto? No, ma questo qua vuole fare cose. Ma avete visto cosa ha fatto a questo zombone? Ma bravo spappolone, ma brava, e l'hai spappolato bene. Sì, sì, bravo. Cosa, come dici? Oh madonna, ho capito. No, praticamente aveva detto che aveva un certo bisogno. Cosa pensate, scusate, voleva mangiare, ha detto, perché aveva fame. E quindi ha detto che va ad uccidere altri zombie. Se gli zombie si comportano male, però allora io direi di dormire immediatamente, perché qua non è che stiamo per morire, cioè nel senso, io ho capito. Dai, fai schifo, vattene via, puzzi come una scro...
come una scrofa, guarda, posso dormire, grazie mille. Grazie, adesso dormiremo. E... ok, vediamo. Allora, prima di tutto spostati, zombie schifo. Volevo dire, tizio schifo. Ah, sei tu quello che vuole le carote. Sì, è lui, proprio lui. L'unico ed inimitabile Spamba. Lui è Spamba. L'altro è Spappo. Lui è Spamba. Diciamo la carota preferita di Spamba è quella di Spappo. Vabbè, comunque, qua si sta degenerando troppo. Questa cosa non va assolutamente bene. Io direi che però adesso siamo arrivati alla fine del video ormai. Beh, come si poteva non morire, insomma, no, Dunisiani? Cioè, nel senso, sono morto come mia consuetudine, Non so più parlare pure. Sono morto come mia consuetudine. Dicevo, sono morto come mia consuetudine e questo mondo non lo utilizzeremo mai più perché è troppo semplice. E davvero, cioè, nel senso, anche se sono morto, io... comunque, è troppo semplice per me, no? E beh, voi direte, ma come, scusa Dunis, fai schifo, sei morto. Ma io sono morto perché, capito, cioè sono troppo abituato a morire ormai. Non è che posso finire un video di Minecraft senza morire. Comunque, Dunisiani, grazie per aver guardato questo video, vediamo se riesco a mettermi... oh, questo video bellissimo di mia crufta Minecraft. Della nuova modalità che io stesso ho inventato e che spero che nessun altro abbia inventato, perché sennò mi uccidete nei commenti. Nel caso scrivetemi nei commenti se qualcuno l'ha già fatto, così vi faccio i miei complimenti perché è molto creativo, molto come me, sì. Comunque, Dunisiani, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete telecomando nei commenti. Stavo guardando questo telecomando che sono per le luci del computer, molto belle queste luci del computer. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao Dunisiani.